Ciao a tutti, in questo bellissimo giorno in Dospos Bornia mi ha preso voglia di fare un tutorial di questo gioco che ho ripreso dopo tanto tempo. È la trasposizione videoludica di un gioco in scatola edito dalla Game of Wonder nel 2004. Il gioco si chiama Memoir 44. Io lo sto giocando su Steam, è disponibile da scaricare gratuitamente. Certo, hai delle limitazioni, però alcune mappe le puoi giocare gratuitamente, alcune sono a pagamento, ma per iniziare è più che sufficiente. Questa è la schermata d'inizio, ci sono le varie opzioni, dopo magari le andiamo a vedere. Adesso andiamo subito nella hall di gioco, facciamo play. Memoir 44 è un wargame molto leggero, un entry level per i wargame un po' più complicati, ma ugualmente molto tosto, piace tanto, c'è tanto dado, ma c'è, puoi mettere tanta strategia, è chiaro, se ti dice male vaffanculo, però va a mettere. Allora, alla sinistra ci sono tutte le mappe che puoi scegliere, poi c'è la percentuale di vittoria di tutti quelli che l'hanno giocato, ha stilato una percentuale di vittoria in base, alcuni sono più difficili a giocarli dall'asse, alcuni sono più facili a giocarle da parte dell'alleato. Di solito quando giochi contro un avversario umano si fa partita a rivincita, una volta fai l'asse, una volta fai gli alleati e buonanotte. Comunque qua ci sono le mappe con la relativa spiegazione, il costo, se hanno un costo in lingotti, che è la moneta del gioco. I lingotti si prendono, io ci torno indietro, tipo si prendono qua. Io ho acquistato con 5 euro 125, ti danno 125 lingotti. Conta che le mappe hanno un costo di 2-3 lingotti, quindi fai una 50-60 di partite con 5 euro, insomma, te stanchi, voglio dire. Alla destra c'è la chat di gioco con tutti quelli presenti online, il nome e il titolo. Il titolo, parti da cadetto, diciamo, parti da cadetto e il tuo nome, fino a salire a non lo so dove arrivano i titoli, però questo tipo a 5.000 partite, generale, brigata, ecco, io sono sottotenente. Allora, puoi scegliere una mappa, vediamo di giocare adesso, puoi giocare contro il computer oppure contro avversari umani. Scelgo quelle che ho già giocato, magari una non difficile, così riesco a pagarla meglio. Play it. Vediamo. Operation Cobra. Ok, leggermente a favore degli alleati, ma proprio molto bilanciata come mappa. Clicchi su play solo e ti porta una schermata, diciamo, di briefing, dove ci sono le regole speciali magari dello scenario, eccetera eccetera, ma prima tanto dovrei capire come si gioca. Quindi qua scegli lo schieramento, posso cambiarlo, posso fare l'asse invece degli alleati. Giochiamo come, vediamo chi inizia prima, gli alleati, quindi facciamo che iniziamo noi, così almeno spiego qualcosina. Stargame, ecco, questa è la mappa di gioco. La mappa di gioco è divisa, che poi si basa proprio quasi tutto così il gioco, è divisa in tre settori, tre fronti. Il fronte sinistro sono divise da queste righe rosse, il fronte sinistro, il fronte centrale e il fronte destro, su cui andremo a giocare le carte che noi ogni turno andremo a pescare. Il mazzo adesso è virtuale, però è un mazzo unico dove finito il turno si può giocare una carta a turno e finito il turno ne ripeschi un'altra dal mazzo in comune. Stessa cosa fa il mio avversario. Adesso io inizio con 5 carte e lui inizia con 4 perché lo scenario dice così. Adesso vediamo cosa posso fare. Vabbè. Le carte verdi, le carte con lo sfondo grigio hanno abilità speciali, ma di solito si gioca con tutte queste. Tipo, se giocassi questa, vuol dire che attivo due unità sul fronte destro.
delle unità sarebbero, tipo, se adesso la gioco, le unità sarebbero, la mappa è divisa in esagoni, ogni esagono c'è un'unità con dentro un tipo di unità, tipo questi sono i fanti, questi sono i carri, e ognuno ha la sua abilità, il numero di dadi che tira, la distanza, eccetera eccetera. Adesso andiamo a dire, mettiamo cattivo questi, cattivo, giochiamo un po' cazzo, va bene, dai, attivo questi. Allora, il turno si divide in giochi la carta, l'ordine, e questo è ordinato ad unità di fare. Poi ci sarà il movimento, poi il combattimento, poi fine turno, dove ripeschi una carta in automatico e tocca l'altro. Quindi adesso do l'ordine di queste unità di attivarsi. Clicco su ho fatto, poi decido se muoverlo o no. Se ci clicco sull'unità, già il computer mi dice dove posso spostarle. I fanti si muovono col destro, se ci clicchi sopra ti dà tutte le informazioni che ti servono, sia nel terreno, sia da qualunque parte. Ma per dire, se clicchi sul destro su questa unità ti dice cosa fanno lì i fanti. Possono muovere di 1 fino a 1 e combattere, oppure muovere di 2 ma non possono combattere. E i fanti combattono con 3 dadi a distanza ravvicinata. A uno scacco di distanza, cioè a 2 scacchi di distanza, tirano 2 dadi riescono a colpire fino a 3 scacchi di distanza. A 3 scacchi di distanza tirano un dado. I dadi praticamente sono, è un dado 6 facce, dove ci sono 2 fanti, 2 carri armati, no, 2 fanti, un carro armato, una flag, una bandiera, una stella e una granata. Allora, se io adesso mi avvicino, diciamo, facciamo così, muovo questa qua, ho finito il mio momento, faccio ok, decido con chi, ecco, se clicco su questa mi dice che su questa unità qua tiro un dado, perché questo terreno contro i fanti, che a troia, mi dà un meno 1. Non ci va il mouse sopra, ma va bene. Questa unità praticamente è sotto copertura, perché in teoria il fante tira 3 2, qua se non ci fosse stato sto terreno tirerei 2 dadi, ma loro sono su questo terreno, quindi ne tiro 1. Adesso se ci clicco parte il combattimento, tiro sto dado virtuale, tiriamolo, dado batteria, e togli un fante dall'unità. Una volta tolti tutti e 4 i fanti, io guadagno una medaglia che mi va nel mio score qua giù. L'obiettivo del gioco è arrivare a 5 medaglie, chi arriva prima ha finito, cioè vince. Poi ci sono le regole speciali dello scenario, tipo che qua un alleato che cattura la città di San Gilles o Marigni conta come una medaglia, eccetera. Quindi se io vado in una di queste città, fino a quando ci sono sopra guadagno una medaglia. Se lui mi sposta, o per un motivo mi elimina, mi sposto da lì, la medaglia mi viene tolta. Ok, adesso attiviamo la seconda unità. Riproviamo a tirare su questa, così magari esce un altro risultato. Allora, la fanteria sulla fanteria colpisce sia con il simbolo di fanteria, sia la granata. La granata colpisce tutti praticamente, anche il carro armato, quando andremo a tirare con i carri armati. Se non esce il simbolo di carro armato, la granata è un jolly, diciamo. Vediamo un po', adesso vediamo a ritirarli. Un fante dall'unità. Adesso ho finito di fare la battaglia, finisce, mi pesco un'altra carta in automatico e adesso tocca a lui. Ecco, lui attiva 2 unità con questo per lato, 2 a sinistra e 2 a destra. Ecco,
tirato due fanti e una bandiera. Allora, due fanti, mi distruggi due fanti. La flag ti fa retrocedere di uno, praticamente. Quante volte dirò, praticamente? Adesso devo decidere io dove mettere la mia unità. In realtà è indifferente, oddio, qua non avrei spazio per avanzare con i tank, quindi la sposto qua. E lui procede. Ecco. Questo, se lui è in corpo a corpo, adesso ignoriamo sta roba di qua, se lui è in corpo a corpo con me, e lui è una flag, può decidere di avanzare di uno, praticamente. Qua ha tirato con i carri, ha tirato due carri e un fante. I carri sui fanti non funzionano, però ci ha preso con ha preso un fante e mi ha tolto un fante. Questi prima mi hanno tirato un fante, adesso andiamo un po' troppo veloce, ma va bene. Comunque è così. Allora, adesso tocca a me. Vediamo che cazzo fare. Allora, queste, le verdi, fanno quello che dicono, ovvero questa attivi due unità di sinistra. Queste due centrali, le grigie, sono carte speciali che vanno lette, insomma, tipo questa Armor Assault, ordino a 4, gli armor sono i carri armati, praticamente, ne posso attivare fino a 4 in qualsiasi settore. E poi, se sono in corpo a corpo, tiro un dado in più. Se non comando carri armati, posso dare un ordine a un'unità mia qualsiasi. Il counter attack, praticamente, faccio la fotocopia della stessa carta che lui ha giocato prima. Quindi, in questo caso, se lui ha giocato questa, io, giocando questa carta, attivo due unità a sinistra e due a destra. Questa mi fa muovere 4 unità di fanteria in qualsiasi settore. Amo, vediamo che cosa ci giochiamo. Allora, io farei 2-2, perché no? Farei il counter attack. Vabbè, giochiamo il counter attack. Ok, iniziamo il turno. Si gioca la carta, si danno gli ordini, quindi adesso ne posso attivare due a sinistra e due a destra. E diciamo di attivare questa e questa. Proviamo a riandarli addosso. Poi attiviamo. Questa. Questa. Finiti gli ordini del super generale. Ok, adesso si decide se vogliamo muoverci. Ti ricordo che i fanti possono muovere fino a 2, ma non combattere, oppure muovere di 1 e combattere. Quindi ci andiamo a corpo a corpo, sia con questo che con questo. Questo spostiamo di qua perché ci dà sia linea di vista. Da qua potrei tirare qua perché riesco a vederlo. Importante, la linea di vista non l'ho spiegata, ma tipo questo selciato qua, se io avessi un'unità qua, dietro il selciato non posso tirarlo perché blocca la linea di vista. Muovo questo qua, ho finito i movimenti, faccio ok, procedo con la battaglia, decido con chi attaccare per primo, facciamo che attacco con questo, su questo, ecco i fanti, ricordiamo, guardiamo la carta. Nel primo scacco a distanza 1 tirano 3, poi 2, poi un dado da battaglia. In questo caso sono a distanza 1, quindi tiro 3 dadi. Vediamo un po' se c'è un po' di culo. Doppio clic. Dai, le stelle sono dei jolly, su alcune carte servono, fanno come colpito. In questo caso non mi è servito niente, ho fatto un solo colpito, più una flag. E lui ha deciso di retrocedere. E il computer mi dice: se nei combattimenti corpo a corpo io voglio incalzare, diciamo, voglio prendere il terreno, diciamo che tanto devo avanzare, quindi ok, lo voglio. È andato benissimo, anche perché adesso voglio tirare con questi ed è più distante. Prima erano qua, tiravo 3 dadi, adesso ne tiro 2. Va bene, proviamo a tirarli di nuovo. Niente, di fatto. Passiamo all'altro fronte, sui carri armati che
cerchiamo di demolire il prima possibile, perché i carri armati si possono muovere di tre e combattere, e combattono fino a tre scacchi, e ogni scacco tirano tre dadi. Quindi, allora, proviamo su chi tiriamo, quasi provo questi su questi, che se va proprio bene li finisco con questi di qua a sinistra, vediamo un po'. Senza motivo. Allora, ho fatto un punk, una flag, un carro armato, quindi addirittura li ho portati dentro, sono ritornati dentro dove c'hanno protezione. Sì, prendiamo il terreno, ok, sta male, vabbè, proviamo con questi sui carri armati. Un simbolo del carro armato, quindi li tolgo un carro armato dall'unità. Questa è la città praticamente. I carri armati che sparano dentro la città hanno meno 2 sui dadi, i fanti meno 1. Questo mosso ha adesso ho tirato 2 carri armati, una cosa non ho fatto, di fatto qua è la prima medaglia del computer. Ho disintegrato unità, c'ha questa cosa, l'overrun, una volta che ha fatto giocare una flag, ha tirato una flag, può incalzare l'avversario facendo però un ulteriore attacco, quindi impericolosissimi, ma molto male. Allora posso rifare la stessa cosa che ha fatto lui, non sarebbe male. Pure muovere 4 fanti sarebbe ancora meglio, magari tenerlo per dopo. E dopo ci sta anche sta cosa, la pesca delle carte, tenerle per il momento giusto. 1-1-1, no, facciamo 4 fanti, muoviamo. Allora giochiamo il move out. Ok, posso muovere 4 fanti in qualsiasi parte della mappa, qualsiasi settore della mappa. Andiamo qua, qua, qua e qua. Rimane un po' solo sto piccolo portoncino, ma va bene. Ok, 4 ordini fatti. Movimento, diciamo, questo lo spostiamo qua. Ecco, un'unità che finisce a metà strada tra un settore e un altro può prendere l'ordine sia del settore, di tutti i due settori. In questo caso questa unità la prossima volta posso attivarla sia con un ordine sul fianco destro sia un ordine sul fianco centrale. Poi muovo questa, poi questa la lascio qua anche perché va indietro, fine. Andiamo ai combattimenti, risolviamo questo, speriamo di fargli fuori qualcosa. Scala, niente, 2 flag. Vuoi prendere il terreno? Sì, così andiamo vicino a questi. Tanto da qua mi tiro uguale. Sì, dai. Poi questo su questo. 2 fanti, quindi anche la mia prima medaglia. Sì, così. Questo. Tira su questo, ho colpito e ho ritirato, avanti anch'io, e questo a sto punto, ma questo avevo finito, questo perché non mi fa tirare, ok, questo non posso tirare a questo qua su perché sarebbe a distanza 3, ma qua c'è il meno 1, quindi sarebbe inarrivabile. Quindi ho giocato gli ordini a 4 unità che si combina, la granata colpisce chiunque, e una flag 1 indietro, e poi avanza con questo e finisce. Ecco qua, me ne fa fuori 2 con i carri, guardiamo, e vabbè, massacro. Fianco
sinistro completamente devastato. Addirittura tre colpiti. Turno mio, turno disperato. Cos'è che ha giocato lui? Questa, e sì, facciamo, giochiamo un'ottima carta. Counter attack, come quella di prima. Gioco la, faccio la copia della sua carta, quindi faccio lo stesso ordine che ha fatto lui. Scelgo 4 unità da attivare qualsiasi. E cazzo, questo non ha qualcosa qua, lo nascondo, tanto ormai è andato. Questo lo nascondo, lo butto nella macchia. E poi qua ce la faremo. 1, 2, 3. A sinistra non c'è più niente. Schermo, mettere un carro armato qua. Non ha senso. Allora facciamo 1, 2, 3, liberiamo i carri, sì, liberiamo i carri, va, e questo lo diciamo, lo vogliamo portare qua, quindi fatto, movimento, questo lo imboschiamo, questo lo portiamo, ah, catroia, qua non ci può andare perché deve esserci, deve iniziare il turno già a fianco di questo, di questo rogo, quindi questo dove cazzo lo mandiamo? Porca troia, porca puttana era, lo mandiamo quel paese, lo mandiamo qua e qua cerchiamo un po' di fare un po' di danni. Questo lo potrei portare di qua, sì, lo porto di qua. Questo, due dadi perché sono di distanza 2. Il gioco all'incirca è tutto qua. Dopo le varie, c'erano alcune carte diverse, tipo qua il fiume non ci si può passare, però non blocca la linea di vista. Un'altra medaglia, sono morto. Ah, importante, se l'unità non può resistere e ti tirano una flag, l'unità perde perde un pupino dentro il quadrato, tipo se questi fanti erano qua e mi tiravano due flag, no, io non potevo retrocedere, perdevo due fanti di questa unità. Oh, momento disperato, il tutorial sta per finire alla grande. Oh, abbiamo proprio la mossa del disperato. Cosa facciamo qua? Allora, questa è un'altra carta speciale che tiri un dado per ogni carta comando che hai, inclusa questa, quindi tirerai 5 dadi per ogni unità che esce fuori, per ogni tipo di unità. Posso attivare quel tipo di unità, se rollo, vedi, tipo qua le stelle servono, se tiro una stella posso dare un ordine a un'unità a mia scelta, e le unità combattono con un dado in più, quindi sfruttiamo bene questa cosa, per niente non la sfruttiamo, potremmo avere anche i carri armati, se mi muore questo addio. Sì, sì, muoviamo i carri armati, dai. Muoviamo tutti i carri armati, via. Brum. Allora, me li segnala già lui perché è più di 4, perché sì. Ok. Allora, i carri armati si possono muovere di 3 e combattono per 3 scacchi al 3, 3, 3. Questo lo avviciniamo 1, 2, 3, addirittura addosso. Dai, avanti. Questo, poco dietro. Non
questo lo porto qua e questo lo porto qua. Fatto. Battaglia. Ecco, tiro un dado in più, quindi ne tiro a 4. Scappo, non li posso uscire. Finisce qua il movimento, porca troia. Fanculo, Dio. Ah, beh, però il combattimento lo posso fare uguale. Adesso muore. Medaglia, medaglia. Sì, dai, prima. Questo, sto simbolino sopra, sono le unità speciali. Cioè, speciali, cioè, tanto, ma non è una unità. Questi, unità del tipo, quando con 4, comunque c'è scritto sopra la carta, qualsiasi cosa c'è scritto, basta che ci vai su. Cosa ho fatto? Non ho visto, vabbè. Ah, ma ha ridotto male i tank, però sì, ne faccio fuori due, cosa quasi impossibile. Oh, ce la posso, no, non ce la posso fare, questi sono troppo distanti, poi dopo questi me ne disintegra. Vabbè. Però se vado in una città c'è una medaglia in automatico, ma sono lontanissimo. Scelta. Vabbè, usiamo le carte migliori che abbiamo, così almeno più in giro. Allora, due fanti, un carro armato e merda. Allora. Rischio. Rischiamo. Fanti, che cazzo li faccio fare? Questo ci tira qua? Io lo so, 1, 2, 3, un dado non ha senso. Questo lo faccio avanzare. No. Cazzo, qualcosa ci provo. 1, 2, 1, 2, cazzo, ci vuole una vita. Ah, riportiamolo. Se non ci prendo, sì, dai, questo lo porto qua, ok. Ah, no, c'è un'altra unità da muovere. Ah, beh, dovevo anche un altro carro armato. 1, 2, 3, lo vedo questo. Se ci sono quassù, prenderei una bandiera. Non attivo questi. Porca troia, questo mi blocca. Stronzo. Ma no, ma se l'attivo, l'attivo lo porto qua su. 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3. Allora, facciamo il 1, 2, 3. Lo porto qua. Poi questo. Faccio andare via, 1, 2, 3. Dai, proviamo a vincere qui. Questo lo faccio retrocedere. Cazzo. Sì, dai. C'è un'altra? Questo lo faccio andare qua.
prossimo giro si prende la bandierina, ma da che lui non si sposta. Questo super coniglio ha proprio un po' tirare con questi, ma che non sposto questi. 1, 2, 1, 3. Un cazzo, non faccio niente. Cazzo. Questo. Okay. Fatto. Battaglia. Oh. Ah, beh, perché tiravo un dado in più? Porca troia, allora sì che ci devo provare. Vabbè. Questa che va in città e ci prende una medaglia, e poi con un'altra dovrei riuscire a ucciderli qualcuno, cosa che non riesco. Con questa esco e poi posso attaccare con due dadi. Ci potrei provare. Questa esco, tiro un dado. Davanti, questo tira su questi, addirittura la metterei di qua. Ok, move, e ci prendiamo la bandierina. Questa, questa va qua, questa va qua. Questa sta ferma. Battaglia. Speriamo di fare. Tiriamo su questi. Però c'hanno il più uno dall'arma all'assault. Ma mo che famo? Ya famo? Ah, ya famo, proviamo. Ah sì. Facciamo questo. Se lo uccidiamo abbiamo vinto. Andiamo a scappellare. Un'altra città da prendere, questo non è possibile. Su. Questo quasi quasi ci provo a ridare una botta. Cazzo, c'è il fante, se no tiravo il fante. Che fifone. Facciamo così, cazzo, tutto va bene.
tiriamo il 3. Posso fare anche, mi conviene. Ah sì. Attenzione, posso scegliere il bersaglio, non ricordo. Dai, e dai, vittoria. GG, ciao a tutti. Spero che abbia capito qualcosa. Ho stato qua da tutte le percentuali, il culo che ci hai avuto, quante volte hai colpito, la percentuale di treat contro il 50, il 46 contro il 50 suo, le volte che hai tirato un tipo di figura del dado, eccetera eccetera eccetera. Ecco. Fine, ciao.